Ho avuto proprio in mare una spiacevole disavventura. Mi trovavo sul mio yacht a causa di una avaria al motore con un mare forza 9. Esagerato, Presidente, forza 9. Mi consenta, forse sarà stato forza 8. Ma Presidente, non siamo mica in Parlamento qui, non faccia come Pinocchio, altrimenti il suo naso... E va bene, mare quasi calmo. Sono andato comunque alla deriva, ma fortunatamente verso sera vidi arrivare in mio aiuto un motoscafo con a bordo 4 giovani. Ed allora mi sentii in dovere di ringraziarli, dicendogli che avrei esaudito ogni loro desiderio per avermi salvato la vita in un momento così difficile. Il primo mi chiese uno yacht identico al mio, ed io con soddisfazione risposi: sarà fatto. Il secondo: io vorrei una baita cortina da un pezzo. Nessun problema. Il terzo mi disse: io vorrei una meravigliosa villa con piscina a Porto Cervo. Anche il tuo desiderio sarà esaudito. E il quarto? Ma guardi, il quarto mi guardava impaurito senza chiedermi nulla. Pensai forse solo un po' di timore nei miei confronti. E per rompere il ghiaccio gli chiesi: di dove sei? Con voce flebile: de Roma, mi rispose. Coraggio, ragazzo, chiedimi pure con la massima tranquillità. Dopo un attimo di esitazione mi disse: oh, io vorrei una sedia a rotelle. Una sedia a rotelle? Ma non ti sembra una richiesta un po' strana? E lui, tremante più che mai, mi rispose: oh, quando dico a mio padre che ho salvato la vita al Berlusca, quello mi spezza le gambe. Ma lei è fratello? Sì. Come mai è fratello, insomma? Se ne voce. Sono fratello del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Ho capito. Ma capito? Ma fratelli fratelli sarà magari un... Ne vi ho tutte queste. Ma come se ne prendi... Mario, via il furgone! Ma come Mario prendi il furgone? Ma mi deve dire come è arrivato qua, però noi stiamo facendo la trasmissione. Io dove vado entro, bella, io dove vado entro, non ci sono problemi. Io basta che faccio il nome suo, capito? E le porte si allargano, si spalancano. Ho capito, ma è sicuro di stare bene? Cioè io non la vedo molto, molto... Come molto? Sanamente, scusami, Guarda che dubbio, io mi servo dal fratello di Giorgio Armani. E chi è questo fratello? Io non l'ho mai sentito. Si chiama Emporio. Non lo conosci? No. Sei proprio ignorante, ammazza io. Ma come si Vabbè, permette? Dimmi, dimmi, dai. No, dai. Ma che ti do? Anzi, ti do io. Chiamiamo i lanciati, per favore, chiamiamo qualcuno, perché... Ma lei te lo provo veramente. Chi è? Oh, metti giù le mani, ti do una schiacca a me, le metto sotto me. Addio, veramente. Maurizio Antonini nelle vesti di Silvio Berlusconi e anche di questo fratello romano che vendico Comri. Però adesso io volevo proprio intervistare l'attore Maurizio Antonini. Allora, raccontaci un po' di te, come è iniziata la tua carriera da Silvio Berlusconi? Ma la mia carriera è iniziata per scherzo, cioè mi hanno portato degli amici che hanno visto questa mia somiglianza andando avanti, insomma. Mi sono dato anche da fare io, ho messo su uno spettacolo molto carino in due tempi che è intitolato Berlusconeide, i testi sono del nostro impresario Paolo Fontana, che è anche autore. Insomma. Diciamo che ti sei creato poi, oltre al personaggio di Silvio Berlusconi, anche questo fratello romano che porti in giro per tutta Italia. Come nasce questo fratello romano, insomma, nei vostri spettacoli? Ma è nato in una forma comica, chiaramente, no? Perché sai, lui è sempre impettito, come adesso io sto facendo un sacrificio qui, guardate a stare con la cravatta, tutto. Vabbè. E ho voluto fare questa mia idea che ho avuto di fare il fratello di Berlusconi, che è nato a Roma e in Italia nessuno lo sa che ha questo fratello, infatti non ce l'ha. E solo sullo spettacolo io lo prendo un pochino di petto, è una cosa da vedere, anzi quando vedete le locandine in tutti i paesi d'Italia venite a vedere perché è uno spettacolo veramente carino. Senti Maurizio, parliamo adesso del tuo film che è in uscita mondiale proprio in questi giorni, sei stato anche al Festival di Berlino, raccontici un po' di cosa tratta il film e che personaggio fai. Ma il personaggio purtroppo con questa faccia è sempre lui, Berlusconi, però è un film che per me
è stato molto importante e lo è importante, perché se vogliamo è il film della mia vita, perché io ho fatto altri 5 film ma in misura ridotta, no? Questo invece sono interprete principale, è una regia e produzione tedesca che prendono in giro, come al solito, d'altronde viene sempre preso in giro. Ecco, tu mi dicevi che si intitola Bye Bye Topolino? Sì, Bye Bye Topolino. Perché tratta di tutti i personaggi Disney, e per dire la banda Bassotti invece come si chiama nel film? Banda Cazzotti. Ah, e chi sono i tre? Sono 3 attori conosciuti anche loro, insomma. Io sono Topolino, chiaramente, poi c'è Minnie che fa la moglie di Topolino, insomma è un film... da vedere. Comunque sei stato anche a Berlino e mi hai detto che grande successo, ti riconoscevano praticamente tutti, forse di più dell'Italia. Fatto strano, mi hanno riconosciuto più lì che in Italia, insomma, per modo di dire. E ho trovato solo un handicap enorme, che lì parlavano tutti in tedesco. Io so tante lingue, so il ciociarro, il napoletano, pugliese, e lì mi sono trovato male. Ci credo, Sprechen Deutsch, almeno quello lo dovevi dire. Se mangiano quei Wuster lì in piena mattina, Crowdy e Wuster alle 8:30 di mattina, insomma è da scoppiare. Va bene, da buon gustaio, comunque tu insomma sei un buon gustaio della cucina italiana, romana. Qual è il tuo piatto preferito? Dai, diccelo. L'abbacchio al forno con le patate. Padrini a matriciana e via. Là si mangia a malino. Si mangia a malino. Allora, Maurizio, prima di fare Silvio Berlusconi, che ormai lo fai da quasi 20 anni, Silvio Berlusconi, un po' di meno. No, beh, sono 15 anni. 15 anni, ma prima, chi era Maurizio Antonini? Un venditore di scarpe. Come dicono a Roma, non scarparo. Poi, come ripeto, uscita questa assomiglianza, mi sono buttato dentro, anche perché onestamente mi piace farlo, no? E seguito a farlo finché dura, sempre come si dice a Roma, fa verdura.